Ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale. Oggi volevo farvi vedere l'installazione di questo dispositivo qua. È praticamente un attacco esterno per un doccino, quindi per poterci fare la doccia oppure per semplicemente per sciacquarsi magari i piedi prima di entrare l'estate, togliersi la sabbia, credo sia comodissimo. Ora andrò ad applicare questo prodotto nel foro che ho tolto della truma, quindi è un foro da 8,5. Ora vedremo questo da quanto è e andremo a coprire questo foro con questo utilizzatore qua. Verrà collegato all'impianto idraulico in maniera molto semplice. Lo vediamo insieme, lo scartiamo. Questo praticamente è un dispositivo solamente di miscelazione, quindi è già un miscelatore, ha il suo attacco, quindi non ha bisogno di nulla, arriva già con il doccino. Questo va inserito e va ruotato a seconda dell'acqua, il tipo di acqua che vogliamo. È un miscelatore, quindi abbiamo acqua fredda e acqua calda. Questo si gira e andrà a distribuire l'acqua che vogliamo utilizzare. Come dicevo prima, ho già un foro da 80, ma questo mi sembra ancora più piccolo, quindi meglio più grande che più piccolo. Poi verrà sigillato con il Sikaflex o con il 522, dovrò vedere, perché tanto questo al sole non ci sta, quindi diciamo ci sta meno dei pannelli solari o quant'altro, che stanno proprio sull'orizzontale. Vedrò che utilizzare. Comunque anche il 521 va più che bene. Ha gli attacchi rapidi già da 14, mi sembra, sì. Quindi niente, andrà collegato acqua fredda, acqua calda e basta. Farò un 2T e andremo ad applicarlo direttamente sul 2T. Dopodiché va fissato con le viti e basta. Andiamo ad installarlo. Ok, eccoci qua. Adesso questo è tutto l'occorrente che ci serve per installare questo prodotto. Ora andrò a rimuovere questo, che è il vecchio, diciamo la vecchia mandata del bruciatore truma, quindi lo andrò a rimuovere. Già l'avevo tolto l'altra volta, avevo appena dismesso l'impianto, avevo tolto tutto il silicone, il Sikaflex qua intorno, tutto il sigillante qua intorno, già l'avevo fatto proprio perché aspettavo questo pezzo da installare. Quindi togliamo solamente queste poche viti e viene via già tutto. Questo è il pezzo, questo praticamente è la vecchia mandata della truma che avevo già provveduto a tagliare e togliere, quindi questo se ne andrà. Andremo ad installare questo nel foro già esistente, quindi lo applicheremo, verrà sigillato e poi verrà fissato. Diciamo che il foro in realtà è leggermente più grande di questo, come potete vedere, quindi qua applicherò una piastra, farò una piastra su cui appoggiare questo. Andiamo a prendere le misure per fare questa piastra. Ok, allora in realtà ho trovato questa tabella segnaletica dell'apertura automatica dei cancelli, che però mi può andare bene per creare questa piccola cornice intorno a questo, perché essendo leggermente più piccolo mi si vedrebbe i bordi sverniciati. Quindi andrò ad applicare quella piccola cornice in modo da chiudere questo spazio qua. Questa si può tagliare semplicemente con le forbici, per mia fortuna. Andiamo a prendere la fresa ideale per il foro ed eseguiamo il foro. Calcoliamo più o meno il centro
togliamo via anche questa. Calcoliamo il centro a grandi linee. E andiamo a forare. A questo punto abbiamo creato una sorta di guarnizione. Che andrà ovviamente rimpicciolita ed applicata direttamente qua a copertura del foro maggiorato. Lascerei il meno possibile per evitare che insomma sia troppo grande. Questo sarà il risultato finale. Ora andremo ad applicare gli attacchi John Guest, che vanno inseriti e tirati, e poi va messo a fermo. Il rosso sul rosso, quindi sarà acqua calda, e il blu sul blu, che sarà acqua fredda. Ora mettiamo i fermi e lo installiamo. Una volta preparato questo, andiamo ad inserire due tronconi di tubo all'interno. E non faremo altro che sigillare e fermare con le mani. Comunque andrò a mettere il Sikaflex anche tra, diciamo, la cornice e il foro, in modo da garantire che non entri acqua. Ok, a questo punto che è ben saldo vado a verificare i fori, di farli corrispondere con l'alluminio. Andiamo a sigillare. Sigilliamo il vecchio foro e tutto il perimetro dell'adattatore che abbiamo fatto, in modo che non ci siano infiltrazioni. E andiamo ad inserire. Faccio debordare un pochino il prodotto in modo che vada a copiare bene tutta la parte eccedente. Spero che si veda bene. Praticamente faccio un po' di luce, tendolo qua. Queste sono le due tubazioni che abbiamo portato dentro. A questo punto le farò passare là dietro e metterò due T in un punto abbastanza comodo. Lascerò queste tubazioni lunghe proprio perché se un domani dovrò spostarlo non dovrò essere costretto a ristaccarle da qua, che sono un po' scomodi, ma tirare fuori direttamente tutto il dispositivo. Quindi lascerò i tubi lunghi senza avere un po' di gioco, in modo da poterlo sfilare poi. Una volta posizionate le tubazioni non faccio altro che svuotare il boiler, quindi svuotiamo tutto l'impianto che ora si sta svuotando. Verifichiamo che non ci sia acqua. Okay. Mettiamo una bacinella per evitare perdite inutili. Andiamo a
fare il collegamento subito dell'acqua calda, quindi lo tagliamo qua. Facciamo svuotare bene. Ed andiamo ad applicare la nostra prima T. Inseriamo, tiriamo, inseriamo e tiriamo. Ci metto anche fermi finché ce ne ho, perché in realtà li dovrei comprare ed aggiungere. E ora andiamo a collegare il nostro dispositivo. Ok, e anche questo è fatto. Ora, nella stessa maniera, andiamo con l'acqua fredda. E andiamo a mettere le nostre T. Music licensing reimagined. Ora abbiamo fatto tutte le giunte, ho chiuso la valvola di scarico, accendiamo la pompa e vediamo se perde qualcosa. Aspettiamo che si riempa il sistema, la pompa sta andando, perdite inerenti alle giunte appena fatte non le vedo. Facciamo riuscire un pochino d'acqua dall'impianto, di aria. Dovrebbe essere, nel gergo, spurgato, quindi non vedo perdite. Ora fissiamo meglio le tubazioni e andiamo a vedere di fuori. Ora lo proviamo da di fuori, andiamo ad aprire lo sportellino, inseriamo la nostra presa e la ruotiamo. Appena la ruotiamo inizia ad arrivare la pressione, si sente. Ora da qua possiamo praticamente decidere, vedete? Possiamo decidere se è più calda verso il rosso o più fredda verso il blu. In off, tutto in off, sganciamo, uscirà un goccino d'acqua che è quella che c'è in pressione tra l'o-ring e il tubo. Ruotiamo e ci possiamo tranquillamente lavare i piedi di fuori. Io spero che questo video vi sia piaciuto, un ciao a tutti, buon proseguimento, se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al mio canale, se vi piacciono i miei video mettete un like e se volete le novità selezionate la campanella. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.